canale Malik Patrick, bentornati e benvenuti qui di nuovo sul video del mercoledì, parlando sempre del Kujikiri. Oggi andiamo a parlare ovviamente del secondo mudra, il secondo taglio, che è molto molto importante, che riguarda praticamente la direzione dell'energia. Quindi andiamo a vedere il Kyo, che è praticamente la fase successiva dal momento che noi praticamente con il Rin, che è la forza della mente e del corpo, quindi che siamo consapevoli dell'energia che vive dentro di noi, questa energia comincia a fluire. Vi invito ovviamente ad ascoltare questo video, che è un video, diciamo, tra parentesi, sempre di ninjutsu, ma anche olistico, e ci vediamo tra poco. Amici del canale Malik Patrick, bentornati qui e benvenuti in questo nuovo video sul ninjutsu per quanto riguarda il Kujikiri. Oggi andiamo ad affrontare il secondo dei 9 tagli. La volta scorsa abbiamo affrontato il Rin. Voi avrei accennato ovviamente che avrei fatto il video lunedì, ma se lo vedete il mercoledì è perché ci ho ripensato, ho detto lasciamo che questi video vengano pubblicati una volta a settimana, perché è giusto anche che vengano assimilati, essendo dei video olistici e di meditazione. Voglio che comunque il messaggio arrivi chiaro e ci sia anche tempo di assimilare l'esercizio che si fa. Quindi ne cercherò una settimana. E ovviamente la volta scorsa, dicevo, abbiamo visto il Rin, che è la forza della mente e del corpo, associato al primo chakra, ovvero il Muladhara, il chakra che si trova tra praticamente l'ano e il punto che si trova tra l'ano e i testicoli, dove c'è praticamente il perineo, diciamolo così, per quanto riguarda gli uomini, che è praticamente una porta di accesso, ok? Sappiamo che nasce l'energia, parte tutto dal Kundalini, che si trova praticamente sul coccige. L'energia parte da lì, dalla parte sacrale, e questa energia comincia a muoversi a spirale, salendo sempre di più, passando per il primo chakra, il Muladhara, dove si manifesta questa energia nascente, e con il Rin, che abbiamo visto la volta scorsa, noi siamo consapevoli di questa energia. Ora, questa energia dobbiamo essere consapevoli che si muove. Oggi, con il secondo taglio, andiamo a vedere proprio il Kyo, che è la direzione dell'energia, un'energia che si manifesta attraverso il nostro corpo, quindi scorre per tutto il nostro corpo, quindi che si muove e si direziona per tutto il nostro corpo, ma anche fuori, perché l'energia si muove anche fuori, si muove. Ora andiamo innanzitutto a vedere l'esecuzione del Kyo, il secondo taglio. Kyo! 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 Kyo. Eccoci qua di nuovo, amici, e quello che abbiamo appena visto ovviamente è l'esecuzione del secondo taglio, il Kyo, e abbiamo visto che le mani assumono una postura differente dal primo. Mentre nel Rin iniziavamo con i medi protratti e tutte le altre dita intrecciate, che i medi rappresentano e simboleggiano l'elemento fuoco, quindi dove ci concentravamo sull'impulso per sentire la nostra energia, ok, quindi focalizzarsi sul momento, su qui e ora, la nostra energia che vive nel presente. Ora, questa energia dobbiamo capire che si muove, non è un'energia fissa, ok? Quindi l'energia è tutta in movimento. E iniziamo a capire e a essere consapevoli di questa cosa cambiando ovviamente la postura delle mani, andando a intrecciare ovviamente queste due dita, puntando ovviamente gli indici e avvolgendo i medi, unendoli poi ai pollici, e andremo a formare praticamente questo intreccio, che si chiama poi Kyo. Ora, il dito indice rappresenta l'elemento vento, ok? Quindi il vento simboleggia un qualche cosa che è sempre in movimento, che si muove, quindi ha molto senso il fatto che questo rappresenti la direzione di questa energia, attraverso poi il vuoto e l'unione tra vuoto e fuoco delle dita, che sono il vuoto, diciamo, l'elemento supremo, l'etere, il fuoco è l'elemento primordiale. Questo vento ovviamente si muove, quindi rappresenta l'energia che attraverso una vibrazione effettua il movimento, quindi fluisce. Nel Kyo, praticamente, questa energia noi la manifestiamo ovviamente a partire dal secondo chakra. Questo chakra, che è lo Svadhisthana, ovvero il secondo chakra, situato principalmente poco al di sopra del nostro organo sessuale, quindi, ok, è il chakra, diciamo, tra virgolette, in gergo del sesso,
dove c'è praticamente l'afflusso dell'energia sessuale che si trova poco al di sotto del Dantien, non siamo ancora sul Dantien. Praticamente questo è il punto di accesso e di uscita dell'anima, ovvero il punto di entrata e di uscita del corpo fisico. Dobbiamo sempre fare attenzione quando parliamo di queste cose, perché ci riferiamo sempre al perché l'anima ovviamente passa attraverso dei centri, ecco, voi sapete che questo è un punto fondamentale perché l'organo sessuale è legato alla riproduzione. E ogni volta che una vita viene al mondo, questi sogni sono ovviamente, diciamo più che credenze, sono pensieri che opinioni che uno esprime in base alle esperienze avute. Comunque una vita viene al mondo, il corpo è mosso da un'energia, ok? Che noi ritroviamo e riconosciamo come anima, che è quello che dà vita a quel corpo. Il punto di entrata e di uscita è situato proprio su questo svatistana, su questo chakra. Quindi l'energia, perché anche l'anima è una fonte, è una forma di energia, che si muove su un altro piano, su un'altra dimensione, accede nel corpo materiale da questo punto e fluisce. Quindi noi dobbiamo capire che questo, noi ci focalizziamo su questo secondo taglio, sul chio, proprio per praticamente far fluire l'energia nel nostro corpo. L'energia che noi manifestiamo si muove attraverso il nostro corpo e anche fuori il nostro corpo, quindi è soprattutto guidata dalla nostra forza di volontà. Quindi quando noi facciamo precisamente questa postura, ok, che ci mettiamo, diciamo, chio, e iniziamo a essere consapevoli della nostra energia che si manifesta attraverso il nostro corpo e la muoviamo e quindi va anche fuori, è legata molto, molto al concetto della forza di volontà, quindi è mossa da questo, quindi per cercare anche di ottenere più che altro quello che vogliamo, più che quello che desideriamo. Però se questa forza di volontà diventa, si manifesta per ottenere e rimanere legata a qualcosa di materiale, cioè noi facciamo, muoviamo questa energia, quindi chiamiamola anche un po' la legge di attrazione, per cercare di attrarre o desiderare un qualche cosa che però non è per una crescita spirituale ma è materiale, allora in quel caso può diventare controproducente. Questo deve essere utilizzato e effettuato per raggiungere un livello di pace interiore, quindi eseguire il chio quando si è praticamente rilassati, quindi muoviamo l'energia quando siamo rilassati, la sentiamo che si muove, si espande verso di noi, la muoviamo anche verso gli altri, verso l'esterno, ci porterà a raggiungere i nostri obiettivi, ok? Quello che ci siamo prefissati, la nostra forza di volontà si manifesta, ma devono essere ovviamente mirati sempre a un'elevazione spirituale, ok? Perché se diventa un qualche cosa che rilega ovviamente il corpo, la nostra anima, diciamo, al piano materiale, al materialismo, diventa, come dicevo, un po' controproducente. Quindi l'energia divina fluisce forte dentro di me, quell'energia divina che noi percepiamo facendo il Rin, l'energia divina la percepiamo, l'energia divina fluisce dentro di me, ok? Quindi si manifesta e va a creare la realtà. Quella realtà, in realtà, che noi vogliamo, che noi, la nostra volontà vuole creare, quindi è una manifestazione dell'energia, quindi questa è l'energia in movimento. La nostra energia la muoviamo e si manifesta nel mondo reale, quindi creando la vera e propria realtà. Il collegamento al chakra, al chakra Ara, quindi il secondo chakra, lo Svadhisthana, che si trova poco sotto il Dantien, che ovviamente è la riserva di Chi, dove si immagazzina quell'energia che noi ovviamente abbiamo e ci rende forti, è il punto, come dicevo, proprio molto importante, dove l'energia inizia a muoversi, perché da là comincia a salire, a irradiarsi per tutto quanto il nostro corpo e fuori. Questo secondo taglio è molto utile anche, soprattutto direi, in una situazione molto particolare. Non so se avete mai sentito del processo di biofeedback, ovvero la mente che cura il corpo, ma la mente ha la capacità ovviamente, essendo ovviamente rilassata, vuota ed elevata, di curare proprio il proprio corpo. Noi possiamo, se siamo molto sensibili, percepiamo le parti del nostro corpo dove abbiamo qualcosa che non va, se abbiamo una conoscenza profonda di noi stessi. Direzionare praticamente l'energia, quell'energia divina che è quella che noi sentiamo e percepiamo e si espande sempre di più, che è quella energia creatrice, l'energia rigeneratrice, noi direzionandola ovviamente nei punti, quindi dove ci serve quell'energia, andiamo quasi a curare anche quella parte che magari
del nostro corpo che è carente di quell'energia, perché l'energia, manifestandosi in tutto il nostro corpo, in realtà ci cura dai malesseri, dai disfunzionamenti energetici che percepiamo, no? Quindi magari dandoci anche quella sensazione di benessere. Ora, non confondete delle parole, non prendete le parole per altre, non sto parlando di medicina, ok? Che se fate questo ovviamente vi curate, no, sto semplicemente spiegando che la manifestazione, la direzione dell'energia, quindi la volontà che manifesta quell'energia per ottenere un qualche cosa, che può essere anche una sensazione di benessere oppure del benessere vero e proprio, crea la realtà. Quindi l'energia noi la percepiamo, siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, avendo quella consapevolezza, energia la muoviamo laddove serve, che può essere fuori o all'interno del nostro corpo, si manifesta e cura. Quindi, come vedete, in realtà la cura in realtà è anche un processo di benessere, non è soltanto ti do la medicina e ti curo. Quindi questo può essere utilizzato anche in questo modo, quindi andare a curare quelle parti del corpo dove noi percepiamo che c'è qualche cosa che non va, dove in realtà magari abbiamo dei malesseri, può essere dalla mente, può essere da un organo, può essere da qualsiasi punto del nostro corpo. Quindi meditando profondamente e avendo una chiara consapevolezza di quello che vogliamo, possiamo guarirci. Detto questo, cari amici, io vi saluto per questa settimana, vi lascio alla riflessione e alla pratica del Kyo, ovvero la direzione dell'energia, quindi ricordatevi come viene effettuato questo esercizio. È importante essere rilassati nel mentre praticamente si fa questo taglio, svuotando la mente, sentendo l'energia che si muove dentro di noi, e sicuramente vi sarà di grandissimo aiuto, soprattutto quando magari avete qualche disfunzionamento energetico. Ci sono momenti della giornata in cui magari siamo più stanchi, siamo troppo carichi, ecco, questo ci riequilibra, l'energia si omologa e laddove serve, va a colmare quelle mancanze. Detto questo, Malik Patrick vi saluta, ci vediamo direttamente sabato e vi rinnovo ovviamente l'iscrizione al canale. Mi raccomando, mettete i commenti e spiegatemi quello che volete sapere, che cosa vi è piaciuto, se vi è servito ovviamente a livello anche mentale. Io quel poco che so ovviamente cerco di condividerlo con voi, perché non sono un santone yoga, però questi esercizi io li faccio perché in realtà a me mi fanno molto bene personalmente, quindi li condivido con voi, sempre nel mio piccolo, ragazzi. Detto questo, vi ringrazio, quindi ci vediamo direttamente sabato e mercoledì al prossimo e terzo taglio del Kujikiri. Grazie a tutti.